Sì, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui così numerosi in questa mattina di ottobre, non capisco come stai arrivando. No, siamo qui per appunto il secondo appuntamento del nostro mini festival, il primo mini festival di Comunità Officine Corsare. Finalmente diciamo, abbiamo la possibilità di fare un po' di iniziative dal vivo, finalmente abbiamo la possibilità di iniziare un pochino a radicarci in questo territorio dove siamo ospitati dal Circolo Risorgimento Arci. L'incontro di oggi è dedicato alla giustizia climatica, il titolo è Giustizia climatica subito. Diciamo, abbiamo invitato per l'occasione alcune realtà sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Abbiamo qui con noi Giorgio Brizio di Fridays for Future Torino. Eccolo. Abbiamo con noi Cesare De Bernardi, che è presidente del comitato Torino Respira. Abbiamo Mari Ferrucci, delle campagne di giudizio universale. Abbiamo Annalisa Gratteri, eccola lì, e Matilde Torrassa di Extinction Rebellion Torino. Sarò brevissimo per non rubare ovviamente tempo prezioso degli ospiti. Il titolo è Giustizia climatica subito, ovviamente presuppone l'urgenza che abbiamo di fronte e che anche quest'anno è stata una volta ancora di più dimostrata dai fenomeni estremi a cui abbiamo assistito in tutto il mondo. Se pensiamo a quello che è successo tra Stati Uniti, Canada, ma anche qui da noi, tra insomma, episodi di grandissima siccità, di grandissime ondate di calore, alluvioni, uragani, insomma, la situazione ovviamente ci ha mostrato quello, ci ha dato alcuni assaggi di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo alla vigilia di alcuni appuntamenti fondamentali, in particolare la COP26 che si terrà a Glasgow a cavallo, insomma, dal 31 ottobre, 1 novembre fino al 12 novembre, che appunto è un appuntamento che non si è tenuto l'anno scorso a causa pandemia e su cui insomma, si riversano attese che purtroppo diciamo forse non sono così sempre così giustificate, nel senso che se andiamo a vedere poi la storia degli ultimi anni abbiamo visto che poi dei grandi cambiamenti non sono avvenuti e come dimostrano anche le notizie di questi ultimi giorni con i leaks pubblicati da Unearthed, diciamo, l'agenzia investigativa di Greenpeace UK, ha svelato le pressioni indebite da parte di governi di diversi paesi e aziende, sotto pressione delle grandi aziende, appunto di alcune grandi aziende, che ovviamente cercano di limitare il cambiamento, in particolare di fermare la sostituzione dei combustibili fossili o il cambiamento della dieta a una dieta più verde nel caso di alcuni paesi come Brasile e Argentina. In particolar modo ci interessa poi valutare la posizione del governo italiano. Abbiamo introdotto da poco il Ministero della Transizione Ecologica, che però è stato ribattezzato il Ministero della Finzione Ecologica, e anche a causa delle posizioni abbastanza critiche espresse da Cingolani, dal ministro, la cui idea di cambiamento climatico sembra sia la riscoperta del nucleare. E diciamo anche le pressioni in qualche modo da alcune aziende partecipate come Eni, così che sembrano puntare più su forme molto controverse come quella dell'idrogeno,
rispetto invece a diciamo, una spinta finalmente adeguata sulle rinnovabili. Non mi dilungherei oltre, passo la parola a Madi per capire appunto un pochino, per farci una panoramica su quello che è la situazione attuale e in particolare anche in relazione alla loro, appunto, alla loro posizione, alla loro campagna, quindi di un'azione legale nei confronti delle responsabilità delle istituzioni. Salve a tutti, sono Madi Ferrucci dell'Associazione Al Sud e siamo l'associazione in primo ricorrente della campagna Giudizio Universale, che è una campagna che ha, diciamo, come obiettivo quello di diffondere la prima causa contro lo Stato italiano per inazione climatica, che noi abbiamo portato avanti insieme ad altre 200 associazioni, un sacco di cittadini e altri piccoli comitati e piccole realtà, e abbiamo lanciato lo scorso 5 giugno. Ed è una causa che nasce per rispondere in qualche modo attraverso uno strumento legale, insomma, diciamo per vie legali, alla mancanza di azioni concrete da parte del governo e da parte del nostro Stato, appunto anche nei governi precedenti, per il contrasto ai cambiamenti climatici. Diciamo che le nostre richieste sono molto, molto ambiziose, nel senso che abbiamo chiesto una riduzione delle emissioni al 92% rispetto ai livelli del 1990, e quindi ovviamente sono obiettivi molto alti, però sostanzialmente sono in linea con quello che dovremmo fare per arrivare a rispettare gli accordi di Parigi, e questo è stato, diciamo, questo calcolo emissivo è stato fatto attraverso lo studio di un gruppo di ricercatori internazionali che si chiamano Climate Analytics, che hanno fondamentalmente studiato le politiche italiane negli ultimi 15 anni, comprese le attuali, e si sono resi conto che sostanzialmente se proseguiamo con il tipo di azioni che ad oggi abbiamo, potremmo arrivare al massimo ad ambire a una riduzione del 26% entro il 2030, che è molto meno rispetto addirittura anche agli obiettivi minimi che sono contenuti nel nostro piano nazionale per l'energia e il clima, che si attesta intorno al 36, diciamo. Quindi questo è un po' il quadro, diciamo, triste in cui si inserisce questa azione, e diventa molto importante, diciamo, rilanciarla anche in vista della COP, ovviamente, ma soprattutto in vista del fatto che tra un po' si inizierà a parlare di PNRR ancora di più nel concreto, e quindi andremo a vedere effettivamente che cosa fa il governo e che cosa ha intenzione di fare. Ad oggi, quello che emerge dal testo sostanzialmente del documento del PNRR, è abbastanza problematico, nel senso che l'aspetto forse più rilevante è quello che manca una strategia di investimento industriale per il contrasto al cambiamento climatico. E con questo intendo il fatto che per quanto riguarda ad esempio l'economia circolare, gli investimenti stanno a zero e più o meno si parla di 700 milioni, cioè niente sostanzialmente, perché tutti i grandi investimenti di cui si parla nel PNRR per l'economia circolare di fatto andranno a finanziare la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti abbastanza classici per una situazione emergenziale che conosciamo. Questo però significa in qualche modo rinunciare da un lato a sviluppare un settore green anche dell'industria. Significa rinunciare a creare posti di lavoro in questo settore, e quindi ovviamente è un problema enorme, perché vuol dire che non ci si sta ponendo in un'ottica di strategia nel futuro prossimo. L'altro grande, diciamo, dilemma di questo PNRR è anche la mobilità sostenibile, perché si investirà insomma, una discreta cifra intorno ai 6 miliardi sulla mobilità pubblica, però sul settore dell'elettrico, dell'automotive, ad esempio, non c'è quasi niente. Gli unici investimenti che ci sono nei punti di ricarica, sostanzialmente, la realizzazione di punti di ricarica per auto elettriche, il che vuol dire che noi ci candideremo a diventare importatori di auto elettriche.
che costeranno molto, visto che ne saremo importatori. E anche questo è molto problematico perché chiaramente diciamo, fa presagire il fatto che continueremo a essere molto dipendenti dal gas, ed è infatti la direzione in cui il governo sostanzialmente sta andando in questo momento. Ieri o ieri l'altro c'è stata una dichiarazione sia di Draghi in questo senso, ma anche della presidente Ursula von der Leyen, che ha detto fondamentale il gas, fondamentale il nucleare. Quindi diciamo che tutta questa strategia per la transizione ecologica c'è il rischio che si trasformi nell'ennesimo sostegno a delle fonti fossili di transizione in questo momento, forse, ma che poi potrebbero diventare permanenti, perché quando si fanno degli investimenti consistenti sappiamo benissimo che poi è difficile tornare indietro, diciamo, da un tipo di linea di questo genere. Quindi, insomma, questo è un po' il contesto in cui noi cerchiamo di utilizzare questo strumento legale. Gli appigli normativi che ci sono in questo momento in Italia non sono moltissimi, nel senso che per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico o comunque una normativa su diritto al clima e diritto all'ambiente non c'è granché. Quindi anche questo è un po' un problema perché chiaramente nel momento in cui si fa un'azione legale c'è anche bisogno di arrivare prima a un riconoscimento di alcuni diritti fondamentali e poi si può anche agire in senso più concreto. Però questa azione va anche in questo senso, cioè nel cominciare a preparare un terreno su cui poi far muovere i governi anche nella costruzione di normative che permettano l'obbligo di rispettare ad esempio dei target di emissioni, perché ad oggi non c'è una legge o comunque una qualche normativa stringente che ci impone obbligatoriamente di non superare un certo target, e cosa che invece ad esempio abbiamo in altri paesi come in Francia. E quello che ci fa ben sperare proprio anche nel caso francese è che comunque iniziano a esserci tanti successi in Europa da questo punto di vista. Di recente, appunto, il 14 ottobre scorso in Francia c'è stata un'importante vittoria perché le organizzazioni che hanno promosso la causa contro il governo, insomma contro lo Stato per l'inazione climatica, hanno ottenuto che si diminuisca di 15 milioni di tonnellate di CO2, cioè si debba arrivare a una riduzione di 15 milioni di tonnellate entro l'anno prossimo, e per compensare lo sforamento che c'è stato tra il 2015 e il 2018. Questo perché in Francia ci sono già delle leggi che impongono dei target di emissioni stringenti e quindi ovviamente lì ci si è appellati anche proprio a livello legale. Questo in Italia non ce l'abbiamo purtroppo e chiaramente la nostra causa è un primo passo però per andare in questa direzione. Ci fa ben sperare il fatto che appunto sia in Francia, sia in Olanda, ma anche in Belgio, comunque sì, negli ultimi anni di fatto ci sono stati una serie di successi e quindi diciamo a dicembre avremo la prima udienza dove sostanzialmente si dovrà decidere se il procedimento è ammissibile o no, e siamo fiduciosi perché se non lo dichiarassero ammissibile, diciamo, sarebbe la prima volta in Europa che succede una cosa del genere con una climate litigation. Quindi ecco, questo è un po' il quadro generale della situazione, poi io vorrei lasciare la parola anche agli altri e poi per domande sono qua. Sì, prendo brevemente la parola per passarla subito a Giorgio. Ieri siete tornati in piazza. Oggi, tra l'altro, è il giorno di Climate Live con diversi concerti in tutto il mondo, sempre con l'orizzonte, diciamo, di rafforzare la pressione sui governi in vista della COP26. Sì, ecco. Volevo chiederti appunto, so che poi tu forse probabilmente andrai anche a Glasgow, quindi qual è diciamo, la vostra prospettiva e qual è diciamo, le iniziative che avete pensato in vista di questo appuntamento? Sì, grazie, ciao a tutti e tutte, sono contento di essere qui, di poter fare questo bel dibattito. Ma oggi
oggi c'è una prima pagina sul manifesto, dove c'è, quindi, tra i titoli c'è l'assalto dei Fridays for Future verso la COP26 di Glasgow. Questa cosa mi ha fatto un po' pensare, nel senso che, come dire, quello che potevamo fare, che possiamo fare, quello che lo stiamo facendo a livello di pressione, no? C'è stato questo importante sciopero globale il 24 settembre, abbiamo visto partecipazione a Torino, in Italia, in tutto il mondo, importante. Chiaramente poi spesso si parla di Fridays for Future, ma Fridays for Future non è l'unico movimento per il clima, anzi, qui ce ne sono diversi, e il merito degli scioperi globali chiaramente non è esclusivamente nostro, anzi, spesso lo stesso Fridays for Future in diversi paesi prende nomi diversi, no? Penso alla Svizzera, Klimastreik, la Francia, Youth for Climate, per citare i più vicini, no? Però se vogliamo andare lontani, non so, Zero Hour e Sunrise negli Stati Uniti, piuttosto che Yakap nelle Filippine. Quindi i movimenti sono i movimenti per il clima sono tanti, la nostra galassia è fortemente variegata. E dopo questo sciopero globale ci sono stati gli eventi in contemporanea alla pre-COP di Milano. Io sono stato a Milano e diversi di noi c'eravamo, appunto, e magari lascerò forse a chi verrà dopo di me un commento sulla pre-COP di Milano. E sicuramente c'è stata una risposta della società civile importante, c'erano tante persone di tante realtà diverse in piazza, soprattutto il sabato del grande evento. Adesso non ricordo il giorno esatto di quel sabato, che giorno era, penso il 2, cioè mi ha fatto la student strike il primo venerdì, primo ottobre, poi il 2 appunto c'è stato lo sciopero il sabato pomeriggio. Dopodiché ci sono state altre iniziative, altri impegni. Adesso chiaramente quando si parla di uno sciopero globale è sempre molto difficile, e anche difficile andare a capire come si è arrivati a scegliere una data per lo sciopero globale, perché poi spesso partecipano più di 160 paesi, e allora viene a chiedersi come si fa a trovare una data unica. Spesso succede, a volte, non dico per caso, sicuramente in vista di alcuni avvenimenti, però emerge da chat internazionali e poi diversi referenti per diversi paesi iniziano a dare un'opinione, no? Però è difficile, se non impossibile, allineare tutti i paesi e tutti i gruppi locali a una sola data, no? E quindi c'è stato questo nuovo sciopero globale, appunto, che è avvenuto ieri. Noi avevamo appena fatto la nostra grande manifestazione su cui avevamo puntato molto il 24 settembre, quindi eravamo un po', dire, stanchi banalmente, no? mi vedete anche un po' stanco pure a me oggi, però abbiamo voluto fare questa azione simbolica in piazza Palazzo di Città, e ci siamo concentrati più su obiettivi, impegni e problematiche, no, del territorio. E forse poi chi parla per te non respira, magari dirà qualcosa su questo. Vabbè, insomma, c'è stata anche questa incursione, forse avete letto sui giornali, no, del nostro neoeletto sindaco Lorusso, che, come mi ricordava prima Roberto, è stato il primo primatario nel 2019 della mozione per la dichiarazione dell'emergenza climatica, e quindi, come dire, forse adesso è il momento di vedere dei risultati, ed è questo che chiediamo, no? Ci interessa poco che il sindaco venga in piazza dicendo che è di passaggio, che deve scappare per farsi la foto con la bandiera, fare i post su Facebook, rilasciare qualche intervista. Ci interessa che vengano prese delle azioni, no? E questa sia una priorità. Nel mentre ci sono state un sacco di iniziative in giro per l'Europa, perché poi chiaramente questo è un anno molto importante, è l'anno delle scelte, no? È l'anno della gestione dei fondi post pandemia, è l'anno delle elezioni amministrative in Italia, ma in tante città e regioni europee, e di quelle in Germania, che influenzeranno profondamente l'andamento dell'Unione Europea dei prossimi anni, che sono quelli decisivi, no? Per contrastare il collasso climatico. E ancora è l'anno della COP26 di Glasgow, che è veramente, come dire, forse l'ultimo scoglio prima del baratro, ed è l'anno del G20 a presidenza italiana, no? E forse ce lo stiamo dimenticando troppo,
e quindi alcuni di noi saranno poi a Roma tra una settimana praticamente. E poi ci sarà la Copper, appunto. Beh, due parole sulla Copper. Intanto io cercherò di andare, lunedì avremo, come dire, forse qualche certezza. Lo faremo con una delegazione di una dozzina di persone, di un gruppo composto da attivisti e, come dire, persone di Fridays for Future di ACMOS, che è un'altra bellissima realtà del territorio. Andremo in treno, sarà una bella avventura. E vogliamo denunciare l'assurdità anche di questa nostra scelta, nel senso che andare in treno ci costa anche 5-6 volte di più di quanto ci sarebbe costato andare in aereo, però chiaramente insomma, ci sembrava anche assurdo partecipare a una conferenza sul clima così importante e andare con un mezzo così insostenibile, no? Però, visto che parliamo di giustizia climatica, dobbiamo considerare che ci sono tante persone che non si possono permettere uno spostamento di questo tipo, e quindi lunedì lanceremo una raccolta fondi, un crowdfunding per permettere anche a persone che non avrebbero queste risorse, questi fondi, di partecipare. Quindi insomma, volevo tramutare questa cosa in un appello, però se avete voglia di contribuire a questa cosa potrebbe essere importante, sì. Solo due parole sulla COP. Beh, c'è una grandissima aspettativa. Alcune cose sono ancora in fase di definizione. Sappiamo che alcuni importanti personaggi che erano attesi non parteciperanno. Non ci sarà Xi Jinping, che per la verità non ha mai lasciato la Cina dall'inizio della pandemia. Non ci sarà Vladimir Putin, non ci sarà Ahmed Bin Salman. Ci sarà invece il premier indiano Modi, che ieri ha confermato la sua partecipazione, e una serie di altri personaggi importanti. Quantomeno, però, ad esempio, la Cina e la Russia hanno definito e dato dei nomi sui loro inviati speciali per il clima di Glasgow, no? Invece il ministro della transizione Cingolani neanche questo ha fatto, no? Noi non abbiamo un inviato speciale, differentemente dalla stragrande maggioranza dei paesi che parteciperanno a Glasgow, italiano, no? E questo secondo me è un piccolo indice della disattenzione generale, del poco interesse che si sta prestando. E poi io credo che oltre a quello che avverrà dentro quelle stanze del potere sarà importante vedere quello che succede fuori. Decine di centinaia di migliaia di persone raggiungeranno Glasgow in queste settimane, che ci rende sempre più difficile trovare sistemazioni, ostelli, cose. Glasgow è un po' presa d'assalto, ma tutto sommato siamo contenti di questa cosa. E vediamo un po' come andrà, direi. Il Guardian e la Repubblica l'altro giorno hanno detto che probabilmente le trattative andranno anche oltre il 12 di novembre. E questo è interessante perché vuol dire che forse della carne al fuoco c'è. Insomma, vediamo cosa succederà. Noi sicuramente saremo a Glasgow. Grazie mille. Sì, ci sono anche, diciamo, anche divergenti posizioni che stanno emergendo anche per quanto riguarda diciamo, tutto il discorso dell'energia, no? Con posizioni contrastanti che vediamo che insomma, fanno sì che sia difficile anche a livello dell'Unione Europea poi trovare una posizione, una linea comune. Sì, volevo passare la palla a Extinction Rebellion, quindi a Matilde e ad Annalisa. Sì, pensiamo a, diciamo, il mio pensiero chiaramente alle tante iniziative che avete portato a Milano in occasione della Pre-COP, con tanto, diciamo, occupazione anche dei principali media della città. Con insomma, occupazioni stradali, con blocchi stradali, anche con conseguenze che questa forma di disobbedienza civile comporta, visto che chiaramente poi andate incontro a procedimenti che comportano ovviamente spese
spese, anche spese legali importanti, per cui invito chiaramente a cercare di dare un contributo che possa aiutare tutte le persone, che, gli attivisti, a continuare a fare questo tipo di interventi, e chiaramente senza la paura di rimanere totalmente isolati e senza una rete. E quindi sì, volevo chiedergli un pochino di come è andata a Milano, e poi anche di appunto, giustamente Giorgio ha ricordato che del G20 di Napoli e di Roma, che è un momento conclusivo che segue gli appuntamenti precedenti di Venezia e Napoli, e quindi anche lì, se, so che ci sarete, quindi anche lì qua, insomma, diciamo, cosa avete Grazie per l'invito, grazie per la partecipazione. È molto bello e importante essere qui e parlare di giustizia climatica oggi, che forse, cioè, immagino di dire cose che già sappiamo, però è importante ripeterlo. Quando si parla di giustizia climatica si parla anche di giustizia sociale, giustizia ambientale, quindi è un argomento che va portato in ogni angolo della città, in ogni luogo. Quindi grazie davvero per questo momento, per questo confronto. E com'è andata a Milano? A Milano, allora, mentre sentivo Giorgio parlare, anche ho pensato che un aspetto molto importante di quello che è accaduto a Milano è stato che la pre-COP, a differenza della COP, non è un momento particolarmente noto. Cioè, si sente parlare, no, della COP25, degli accordi di Parigi, dei grandi momenti internazionali, conclusivi, in cui in teoria bisognerebbe siglare degli accordi che poi sono accordi sulla carta e nella realtà non contano granché, purtroppo. E della pre-COP, di quello che si discute prima, dei tavoli, dei lavori preliminari, invece si sente parlare molto meno. Io stessa, prima di fiondarmi nel mondo dell'attivismo, non avevo idea di come funzionasse effettivamente. E le persone di Extinction Rebellion Milano, ma così come di altre realtà di Milano, ci hanno riportato che hanno sentito di aver risvegliato la città su questo argomento, cioè il fatto che prima delle mobilitazioni, delle azioni, delle iniziative che come XR, come Fridays for Future, come le due piattaforme, la Climate Open Platform e la Climate Justice Platform, abbiamo messo in campo, la città era pressoché ignara di quanto stava accadendo in quei luoghi del potere, e dopo le mobilitazioni invece si era resa conto di qualcosa. Questo secondo me è fondamentale perché appunto le COP e queste tipologie di incontri non hanno mai portato d'altro che degli accordi e delle passerelle mediatiche per i governi e per i politici che vi partecipano. Hanno fallito, cioè noi stiamo continuando a dire che questo sistema di summit internazionali per l'azione climatica ha fallito, ma ha fallito in principio proprio, perché le COP che si tengono dal 94, mi pare, nascono dal summit della Terra di Rio del 92. Al summit della Terra di Rio del 92 già i governi che parteciparono a quel summit, che poi dopo appunto diede luogo alle COP, sancirono la loro dipendenza e la loro subordinazione rispetto agli accordi commerciali della WTO, e questo, cioè, è un fallimento in partenza, chiaramente, perché a quel punto, cioè, oggi vediamo i risultati di questa contrapposizione e quindi anche la limitata azione che può essere messa in campo dai governi che mettono avanti gli interessi commerciali ed economici a discapito degli interessi sociali, ambientali e di giustizia. E quindi per questo il fatto di arrivare alla popolazione, di comunicare alla popolazione, alla città in cui si sta, cioè per fortuna anche non solo a Milano, perché
sono stati degli eventi, appunto, dei blocchi stradali, piuttosto che anche le occupazioni, che poi erano occupazioni simboliche dei principali giornali, delle principali redazioni di Milano, sono per fortuna, cioè, hanno avuto un respiro mediatico nazionale almeno. E questo è fondamentale perché io credo, cioè, come Extinction Rebellion, proprio non, cioè, crediamo che la risposta arriverà dal basso. Noi quello che chiediamo non sono cioè, noi non portiamo delle proposte, noi non stiamo dicendo ai governi cosa fare, noi stiamo dicendo ai governi di restituire il potere alla cittadinanza, di restituire il potere alla popolazione attraverso delle assemblee di cittadine e cittadini. E quindi non è una politica in particolare che noi stiamo chiedendo, ma è un cambiamento di politica, e per questo è fondamentale la partecipazione della cittadinanza e la consapevolezza, il fatto di essere consapevoli che ci stanno, scusate il francesismo, prendendo per il culo da un bel po'. E ci dicono spesso, cioè quando parlo con persone nuove, dico di partecipare a Extinction Rebellion, mi dicono, ah, voi siete quelli arrabbiati. Sì, noi siamo arrabbiati, e credo che tutti dovrebbero essere arrabbiati, perché è davvero incredibile il modo in cui stanno non affrontando quella che è una sfida davvero umanitaria, che ci concerne tutti e che concerne anche loro, che non potranno rimanere nei loro palazzi di cristallo per sempre. E quindi niente, a Milano è stato molto, molto positivo, molto positiva la risposta, e molto positiva anche il fatto di essere ogni realtà necessaria a questa mobilitazione, aver partecipato a delle piattaforme, aver fatto rete e aver coinvolto tante persone diverse, perché poi è della diversità che abbiamo bisogno, è stato davvero fondamentale. E io spero che sia il primo tassello importante per andare verso un movimento per il clima ampio, in cui non rinunciamo alla nostra identità, ma contribuiamo alla lotta complessiva, che continuerà con la piattaforma che si è creata a Roma per l'incontro conclusivo del G20, e sicuramente con una partecipazione italiana alla COP26 di Glasgow, cioè ai presidi fuori dalla COP26, ovviamente. E quindi per Roma e per Glasgow passo ad Annalisa. Grazie. Dunque, Roma e Glasgow, ma io vorrei dire qualcosa un po' in generale su Extinction Rebellion. Prima, non so, delle persone che ci sono qui, cosa si sa di che cos'è Extinction Rebellion. Extinction Rebellion è un movimento internazionale che è nato nell'autunno del 2018 in Inghilterra, si batte per la giustizia climatica, che è il tema che discutiamo qui oggi, facendo ricorso alla disobbedienza civile. E questa è una scelta strategica che nasce dalla profonda convinzione che è necessario mettere in campo tante diverse tattiche, quello che ha appena detto Matilde. Quindi Fridays for Future organizzano gli scioperi globali, altri movimenti si battono sfruttando la possibilità di fare ricorso agli stati, ma quello che è necessario in realtà è provare tutti insieme a creare un movimento di massa e mobilitare le persone, e noi siamo convinti che attraverso la disobbedienza civile, attraverso l'utilizzo della nostra disponibilità a rischiare così tanto, questo possa essere un meccanismo che porti all'attenzione delle persone la gravità della situazione, le porti a supportarle e a mobilitarsi per fare pressione sui governi, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno. Quello che sta succedendo in questo anno, che è stato definito dagli osservatori internazionali, per esempio da Guterres, che è il presidente dell'ONU, non è il presidente dell'ONU, e che questo è l'anno, come diceva Giorgio prima, è l'anno cruciale delle scelte, quello che ormai è stato deciso in realtà quest'anno, è ciò che condizionerà il futuro dell'umanità.
quest'anno c'è stato il G20 presidenza italiana, del 30 e 31 a Roma, pochissime persone probabilmente si sono rese conto di quanto è stato importante per ciò che non è stato in realtà deciso. Noi avremo a Roma il prossimo sabato e domenica i capi di governo e i capi di Stato di 20 maggiori economie del pianeta che poi da Roma voleranno a Glasgow e parleranno per 2 settimane di clima, e sui nostri media questo non viene assolutamente raccontato. Quindi il fatto che ci siano dei movimenti che con strategie diverse cercano di portare il tema all'attenzione delle persone per creare un movimento di massa che faccia pressione sui governi e sui media è fondamentale, perché se non ci rendiamo conto di che cosa sta accadendo, di quali sono le decisioni che vengono prese sopra le nostre teste, manca proprio, come dire, l'inveramento della democrazia. E quindi noi saremo a Roma anche ci sarà, c'è una piattaforma di cui io non ricordo il nome perché non ricordo più nulla, Rete Ecosistemica, di cui fanno parte Fridays for Future, Giudizio Universale, Greenpeace e vari movimenti più piccoli specifici romani, hanno organizzato un climate camp, ci sarà una manifestazione sabato pomeriggio che non sappiamo ancora se sarà un corteo o se sarà statica per tutti i problemi legati alla sicurezza pubblica di cui tutti siamo al corrente, e ci saranno azioni di disobbedienza civile a cui noi sicuramente, cioè, che noi stiamo strutturando e che probabilmente riusciranno anche a raccogliere la visione di altri movimenti per parlare alle persone e portare e fare pressione, ed è quello che dovremmo fare tutti, ognuno nel modo in cui si sente di farlo. Noi lo facciamo, ogni tanto ci arrivano delle denunce, molto più spesso e subdolamente ci arrivano delle sanzioni amministrative, stanno iniziando ad arrivare da ieri le prime sanzioni amministrative per i blocchi che abbiamo fatto per le strade di Milano nei giorni della pre-COP, quindi sì, avremo un sacco di soldi da pagare. Se andate sui nostri social e avete voglia, abbiamo un crowdfunding su produzione dal basso, avete voglia di donare anche solo 10 euro, questo sicuramente ci aiuterà. Grazie. Sì, adesso magari passiamo un attimo a livello, diciamo, più del territorio, poi magari con le domande poi torniamo anche a questioni più macro, e quindi passo la parola a Cesare del Comitato Torino Respira, che ci racconta un po' che aria tira in città. E sono venuti fuori da poco i dati di ARPA Piemonte, che sembrano molto più positivi rispetto a quelli degli anni precedenti, con il superamento dei 50 microgrammi al metro cubo di PM10, che quest'anno è giunto soltanto in questi giorni, il 18 ottobre, mentre negli anni precedenti era stato raggiunto l'anno scorso il 18 marzo e nel 2019 addirittura il 28 febbraio. Questo cosa significa? Che siamo nella direzione giusta, come ci dice, come sostiene la sindaca uscente, o invece, insomma, è frutto di alcune circostanze particolarmente favorevoli, e quindi in qualche modo che tipo di sfide si trova di fronte alla nuova amministrazione, quindi anche che tipo di risposte ci dovremmo trovare a richiedere. Grazie a tutti, e ringrazio anche gli altri relatori, sono molto ammirato delle loro azioni, perché anche nell'ambito delle nostre attività con Torino Respira mi sono reso conto che il grande problema, uno dei grandi problemi nell'affrontare queste tematiche è la generale rassegnazione della gente. E quindi il fatto di dimostrare che è possibile avere voce in capitolo rispetto a determinati argomenti è molto importante. Il fatto che ci siano persone che si prendono dei rischi così grandi per dimostrare che questa cosa è possibile mi riempie di ammirazione, perché personalmente io sono molto più easy, diciamo, sono molto
più sulle retrovie. E quindi ribadisco la mia ammirazione per queste azioni che sono necessarie per qualsiasi tipo di cambiamento epocale, perché tutti i cambiamenti epocali hanno richiesto azioni di questo genere, penso, ne so, all'abolizione della schiavitù piuttosto che al raggiungimento del suffragio universale, sono stati tutti dei cambiamenti drammatici che hanno richiesto questo tipo di azioni. Dal punto di vista appunto della rassegnazione me ne sono reso conto perché come Comitato Torino Respira noi promuoviamo, oltre che appunto la sensibilizzazione rispetto all'argomento dell'inquinamento in ambito cittadino, anche delle azioni di monitoraggio e campionamento della, insomma, di monitoraggio della qualità dell'aria. E l'abbiamo già fatto per tre anni di fila, abbiamo promosso delle campagne, condotto le campagne di rilevazione della concentrazione di ossidi di azoto in ambito urbano e extraurbano, e mediante provette, sono dei campionatori passivi che vengono installati in giro per la città, insomma anche man mano che abbiamo fatto varie campagne negli anni, l'interesse è stato molto, molto crescente, quindi siamo riusciti anche a interessare la prima cintura ai comuni limitrofi in queste iniziative. E tutte le volte che mi trovo magari a distribuire queste provette, c'è sempre qualcuno che chiede, vabbè, ma che cosa lo fate a fare? Tanto si sa che Torino è una città inquinata ed è questo, insomma, però d'altro canto il seguito è sempre più ampio, quindi se da una parte c'è questa rassegnazione che ho notato essere pervasiva, dall'altro noto che se alla gente viene data la possibilità, viene indicata la possibilità che effettivamente può avere voce in capitolo, la risposta assolutamente entusiastica, quindi io trovo importante fare questo tipo di attività. E come ho detto, Torino Respira è un comitato che lavora più in ambito comunale, non abbiamo, insomma, nell'ambito cittadino, non abbiamo per adesso, stiamo collaborando, stiamo avendo rapporti con altre associazioni analoghe sul territorio italiano e comunque, insomma, come ci troviamo sempre a dover lottare con, per esempio, con le attività preposte che ci vedono come un concorrente, come un soggetto scomodo, quando in realtà il nostro scopo è quello, insomma, di sensibilizzare, di quantomeno dare un contributo rispetto a questa tematica. E parlando ancora con nel dettaglio per quanto riguarda le campagne di monitoraggio, abbiamo avuto una forte opposizione da parte, comunque abbiamo avvertito un forte fastidio da parte dell'ARPA quando il nostro scopo era quello di dare un contributo, di fornire, insomma, dei dati aggiuntivi per poter appunto avere a disposizione un quadro più completo rispetto a quello fornito dall'ARPA, che ha per esempio solo quattro centraline sul territorio, che però a quanto pare, in base ai risultati che abbiamo ottenuto noi, non sono posizionate nella maniera più ottimale per dare un quadro esaustivo di quello che è la qualità dell'aria in Torino. E quindi noi vediamo questa nostra attività come un contributo, come qualcosa che può essere utile e non da vedere come, insomma, un'azione che può portare a un fastidio. E oltre a questo tipo di iniziative, come comitato, noi promuoviamo delle attività di formazione e informazione che stanno avendo molto seguito e non ci può fare che piacere. E ritornando al discorso, insomma, dell'inizio, man mano che si va avanti con questo tipo di iniziative è maggiore sempre l'interesse mostrato dai nostri concittadini, quindi vuol dire che effettivamente se la cittadinanza viene informata e viene messa in qualche modo in posizione di poter agire, lo fa. È un tipo di formazione che passa anche attraverso le scuole, sì. Il rapporto con le scuole, sì. Con gli studenti, sì. Sì, perché la nostra idea è quella ovviamente di cercare di avere un impatto positivo, una formazione nelle generazioni che, insomma, si stanno formando il loro bagaglio culturale,
e civico, diciamo. Quindi ci è sembrato utile per andare a fare dei corsi di formazione anche per gli insegnanti che devono, delle scuole medie superiori, che devono poter essere preparati a trasmettere determinati valori e determinati punti di vista. Sì, applaudiamo. Giù. No, volevo solo dire questa cosa, perché il comitato... Sì. Il comitato nasce a supporto dell'esposto di Roberto. Sì. Quindi magari effettivamente mi viene a pensare che c'è un collegamento forte anche con la campagna di universale, cioè a livello di approccio. No, io poi quando faccio questi interventi ho troppe cose da dire e me ne perdo, però ovviamente il Comitato Torino Respira è nato a seguito di uno sposto della magistratura per appunto avere delle risposte da chi ha la responsabilità di insomma far funzionare le cose. E poi, oltre alle esposte in magistratura, è stato fatto nel 2017, sono stati fatti dei ricorsi al TAR contro le varie deroghe che sono state introdotte riguardo la circolazione dei veicoli inquinanti, che sono state fatte senza un criterio, cioè senza alla base avere uno studio su quello che queste deroghe avrebbe portato in termini di peggioramento della qualità dell'aria. Quindi sono deroghe, sono tutte iniziative fatte, se vogliamo, per una sorta di consenso politico piuttosto che scelte fatte in maniera rigorosa rispetto a quelli che sarebbero stati poi le conseguenze. E come per appunto il cambiamento climatico, bisogna fare delle scelte drastiche, non sempre andare dietro al consenso, perché se no non si arriva, non si risolve niente, perché ovviamente per come è strutturata l'economia certe scelte non potrebbero essere fatte, invece bisogna avere il coraggio di farle. Sto dicendo una serie di banalità. No. Però banalità per noi. Voi però non avete, da questo punto di vista, cioè come articolazione della vostra azione, magari a livello locale. Sì, a livello locale. Diciamo, la campagna Giudizio Universale è prettamente nazionale e si muove su un livello macro. Poi come associazione a sud, nel nostro piccolo facciamo sostanzialmente un'azione simile a livello locale di monitoraggio, come la fate voi, soprattutto sull'acqua e l'aria, perché non so se lo sapete, ma a Roma c'è un fantastico progetto di potabilizzazione del Tevere, quindi vogliono, diciamo, provare a darci da bere il fiume, e, che è molto problematico perché sostanzialmente porterà a una serie di investimenti anche proprio grossi su questo progetto e non agli investimenti sul rifacimento della rete idrica, degli acquedotti, che in questo momento perdono circa il 40% dell'acqua che trasportano, quindi la metà dell'acqua che non arriva ai rubinetti. Invece di investire su quel che già c'è, si continua a pensare di sfruttare le risorse insomma, idriche in questa maniera molto, molto aggressiva e soprattutto anche non sappiamo quanto pericolosa, perché poi c'è anche il grande tema appunto dei monitoraggi fatti da parte dell'ARPA che vuoi per scarsità di risorse, vuoi per scarsità di volontà, insomma non sono così frequenti, tali da poter effettivamente dimostrare che non c'è inquinamento e che quindi ce lo possiamo bere, insomma. Per cui, e questa è un'azione che stiamo portando avanti in questa direzione di advocacy sostanzialmente, cioè vogliamo raccogliere una serie di dati e una serie di risultati che poi ci permettono di costruire un'azione anche a livello locale. È un tipo d'azione, quella che si muove per via regale in generale, più forse in parte più silenziosa rispetto a magari l'azione in piazza, però è sicuramente uno strumento che in qualche modo può dare molto fastidio, quindi noi siamo un po'
portando avanti questa linea su tutti i livelli. Quello che mi viene un po' da dire così ascoltandovi è che effettivamente la COP è una grande occasione per unire le forze, perché poi fondamentalmente sono tutti strumenti che vanno nella stessa direzione e veramente sarebbe l'ora di eliminare qualunque tipo di divisione e strutturare un movimento unico, forte, condiviso, perché anche soltanto alla pre-COP in cui comunque ci sono state delle piattaforme grosse che hanno unito tante realtà, la Climate Justice Platform e la Climate Open Platform sono le due piattaforme principali che si sono create, comunque hanno portato a una visione ecologista, diciamo, del mondo e delle politiche ambientali. Mi viene in mente il documento che è uscito dalla Climate Open Platform, che è un documento in cui dalla scuola al lavoro alla finanza si vanno a delineare nello specifico quali sono le politiche che vorremmo portare avanti. Leggendolo pensavo proprio questo, cioè abbiamo gli strumenti, le capacità, le conoscenze per elaborare un progetto, insomma, vasto e capillare su tutti i settori, su tutta la linea, e dobbiamo in qualche modo, se non decideranno loro, cosa che è probabile, perché probabilmente da questa COP non so quanto si arriverà a una conclusione, visto quello a cui ha portato il G20 a Napoli, potrebbe essere invece l'occasione per noi per strutturarci e per diventare un movimento più forte, anche con i Fridays, insomma, con tutte le altre realtà che gravitano intorno alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sì, lancio io uno spunto. Stavo pensando, l'abbiamo citato, io quest'anno in particolare tengo a farlo spesso, sono passati 20 anni dal G8 di Genova, no? E, quindi 20 anni da quella grande mobilitazione che era sia la rete Lilliput, ma anche le tute bianche, e poi 20 anni insomma da Piazza di Mondo, l'assassinio di Carlo Giuliani, dalla Diaz e da Bolzaneto. E io non ero nato, mi sento un po' figlio di quel G8, nel senso che, adesso non voglio essere autoreferenziale, però mi ha fatto particolare effetto quest'anno andare a Genova e pensare che in quel momento, no, io stavo per nascere nella pancia di mia mamma qua a Torino, mio papà invece era in piazza a Genova. E poi ho voluto conoscere nel tempo, no, tanti di quelli che sono stati protagonisti di quel G8, punto a tutti Luca Casarini, no? Che guidava le tute bianche in via Tolemaide, no? Quel giorno, quel 20 luglio, se non sbaglio, 2001. 22. No, credo fosse il 20 o 21 luglio 2001. Tutto questo per dire, quello che ho pensato in quest'anno è che forse c'era una, come dire, una differenza di approccio e di narrativa, soprattutto di approccio, perché poi io tante volte ho discusso con Luca, ma con una serie di personaggi, riguardo a, secondo me, quello che è il primo approccio, cioè la distinzione tra violenza e non violenza, no? Quindi, per esempio, tutte bianche allora furono caricate ingiustamente in un punto che poi risultò essere un imbuto, insomma, tutta quella serie di cose che sappiamo. Però sicuramente erano anche pronte a sfondare simbolicamente, no? La zona rossa, poi è diventato per noi normale parlare di zona rossa in questi ultimi 2 anni, allora non lo era tanto, però chiaramente avevano scudi, sassi, manganelli, insomma, e altri, come dire, altri oggetti contundenti di vario tipo, no? Invece credo che qui almeno una base di partenza tra i nostri movimenti sia la non violenza, no? il profondo attaccamento alla non violenza. Tutto questo per dire, c'era forse una differenza di approccio, però c'era molta più unità, no? E quel movimento, come dire, trasversale, intersezionale, su una serie di tematiche che sono ancora, direi, piuttosto attuali, era molto unito ed è riuscito a portare in piazza tante persone. E quel movimento direi che è stato spezzato e spazzato via, però non credo sia mai ricomposto, no?
adesso c'è una frammentazione enorme. E allora quello che mi sento di dire è, lo chiedo a me stesso e a voi, Extinction Rebellion, a Sud, Giudizio Universale, Imperatorio non respira, secondo voi stiamo riuscendo a fare sufficientemente rete? Ho trovato molto importante quello che ha detto Annalisa, no? Cioè affrontare la questione con tecniche e approcci diversi, no? Che sia la via legale, la via più, come dire, di piazza e di manifestazioni più classiche di Fridays for Future, la via della disobbedienza civile non violenta di Extinction Rebellion, no? Però stiamo riuscendo a fare davvero questa rete, oppure la facciamo solo in vista di alcuni eventi importanti, ma poi non riusciamo a praticare la quotidianità? Io ho trovato molto affascinante la storia di Extinction Rebellion, perché secondo me è la grande differenza rispetto a tanti movimenti che abbiamo visto in questi anni, non solo per il clima, penso anche, non so, più recentemente alle sardine, è che in Italia tanti movimenti sono nati spontaneamente, no? Invece Extinction Rebellion nasce da uno studio, no? Da teorici, sociologi, esperti di creazione di cambiamento, scienziati chiaramente, no? E da questo testo che è Why Civil Disobedience Works di Erika Chenoweth, no? In parte. E una cosa fondamentale che ci dice Erika Chenoweth, che analizza questi 353 conflitti, no? A parte tutta la spiegazione sulla non violenza, sul fatto che l'idea del giusto sbagliato dell'etica, la non violenza abbia funzionato banalmente di più, Erika Chenoweth dice, in questi 353 conflitti, quando si riuscite a coinvolgere il 3,5% della popolazione, si è sempre vinto, no? Quindi il nostro obiettivo, direi, potrebbe essere provare a coinvolgere il 3,5% della popolazione, che da una parte è confortante perché uno dice, vabbè, è solo 3,5, dall'altra se lo rapportiamo a, non so, 60 milioni e più di abitanti di Italia, diciamo, cazzo, insomma, non è così facile. Quindi il mio punto è, secondo voi stiamo riuscendo a creare questa rete, oppure la facciamo funzionare solo con una funzionalità rispetto agli eventi che ci sono, ma poi non riusciamo a continuarla? Oppure c'è bisogno che ci sia, potreste anche dire no, ognuno porta avanti la sua battaglia su diversi fronti, stiamo facendo rete in questo senso, no? Non so, mi piacerebbe sentire qualcosa da voi. Grazie mille, Johnny. Sono a palla, sono più o meno i voti della sinistra, quindi non posso Secondo me non ci stiamo provando ancora. Secondo me forse con quello che è successo quest'anno a Venezia, Firenze, Napoli, Milano, vediamo che capiterà a Roma, nel senso di piattaforme che si sono create per portare il tema della giustizia climatica a questi grandi eventi del G20, forse abbiamo iniziato a lavorarci, però il fatto stesso che ci fossero per ogni città una piattaforma diversa, a Milano addirittura due, non dice tanto bene rispetto alla reale capacità che abbiamo di fare rete. È sicuramente importante. Quello che osservo io a Torino è che ci parliamo, abbiamo anche degli strumenti, come dire, più o meno formali, come delle chat, delle mailing list in cui ci scambiamo le informazioni, che per adesso si trasforma in un noi sabato facciamo questo venite, noi tra un mese facciamo quest'altro venite. Se ci abbiamo provato genuinamente, sinceramente, io credo che questo non funzionerà mai, nel senso che siamo tutti attivisti, dedichiamo tante ore al giorno a questa causa, ma non possiamo essere in piazza ogni giorno tutti alle cose di tutti quanti gli altri, e probabilmente la soluzione è nel riuscire davvero a creare un coordinamento, almeno a livello cittadino, a pensare delle cose insieme, due, tre all'anno, tutti insieme. Se le organizziamo insieme, allora forse il dialogo diventa più costante e i temi su cui ci confrontiamo vengono ragionati più approfonditamente, avendo tutto un obiettivo, allora poi si va in quella direzione. Però è da costruire ancora, ed è importante farlo. Che tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma forse, cioè, io ero nata nel 2001, però avevo 3 anni, quindi in realtà anche la mia visione è parziale, però non so, forse è interessante anche capire cosa pensano chi ha 20 anni, chi ha 25 anni oggi rispetto a quello che è accaduto. A me sembra che, cioè, anche all'epoca la rete fu forte in vista di un evento importante,
E quindi, cioè, non voglio neanche portarmi il peso come attivista oggi del non essere all'altezza di quello che è accaduto nel 2001, perché credo che questo sia ingiusto, i tempi sono cambiati, certo. E i temi sono simili, c'è una continuità perché di giustizia si parla, però sono comunque cambiati, cioè l'attenzione che oggi dobbiamo dare alla crisi climatica e alla crisi ecologica, di cui si parla molto poco, sono più forti rispetto al tempo. E quindi sì, cioè, teniamolo come esempio. Per me è importantissimo quest'anno aver approfondito il tema che appunto non ho vissuto assolutamente in prima persona, e, però in termini costruttivi e non in termini di colosso da superare. Secondo me ci stiamo muovendo comunque nella direzione giusta, e questa cosa era stato a marzo, febbraio, che abbiamo fatto due giorni in Piazza Castello, che abbiamo chiamato a Snodi, in cui abbiamo affrontato delle tematiche importanti per tutti i movimenti, per tutte le realtà, come il modo in cui i media dipingono i movimenti, il modo in cui ci raccontano, il modo in cui raccontano le lotte che portiamo avanti, il tema della gestione della piazza, quindi la violenza, la non violenza, come fare per convivere, e il tema legale e tanto altro. E quindi c'è un dialogo. Io sono fiduciosa rispetto a questo, sento che se ne parla sempre di più, e quindi continuiamo a metterci delle forze, ma credo che l'importanza di questo sia percepito dalla maggior parte almeno delle persone, se non tutte. Molto bene. Non ci auguravamo che oggi diventasse il momento di una costruzione di una rete. No, ma no, scherzo. Esatto. Però noi comunque siamo chiaramente favorevoli a partecipare a unirci alle vostre percorsi. Sì, vogliamo. Allora, no, direi che possiamo dare spazio alle domande, visto che vista la folla, che penso così almeno. No, ecco, se ci sono domande al pubblico, avete domande? Ma noi siamo pochi ma buoni. Io non sono una... Vuoi venire qua con il microfono così sentono? Sentono da casa. Sono 4-5 minuti. No, solo una considerazione e poi una suggestione. La considerazione è che, vabbè, è interessante vedere che le persone più piccole, più giovani, diciamo, abbiano tirato fuori un paragone come quello con Genova, il tema della violenza, eccetera, eccetera. Ovviamente, possiamo sederci a pranzo e ne parliamo tutto il pranzo, però, io su questo sono un vecchio arnese, no, della militanza. Per me la violenza è definita dalle condizioni di legittimazione sociale, culturale e dei rapporti di forza. Cioè, se io, cosa che abbiamo fatto quando c'è stata l'onda 10 anni fa, ormai un po' più di 10 anni fa, blocco il paese per una giornata intera occupando le stazioni ferroviarie, i porti, i caselli, autostrade, eccetera, eccetera, compie un atto violento, evidentemente violenza quella. Non si è permesso nessuno di parlare di violenza in Italia in quel momento, perché quel movimento aveva delle condizioni di legittimazione che erano per certi versi eccezionali, ma senza entrare nei parallelismi, perché l'approccio che proponi tu mi convince moltissimo. Ovviamente meno si hanno zavorre, diciamo, del passato, e meno si prova più si prova a storicizzare in positivo, no, quel che è stato, per, come dire, provare a raccogliere dei testimoni dal passato senza l'ansia da prestazione di replicare cose che poi, no, mi sembra proprio un approccio ottimo. Quindi da quel punto di vista, al di là dei parallelismi, un punto secondo me interessante segnalare. Il punto è che la legittimazione culturale in senso lato dei movimenti per la giustizia climatica è formidabile nel discorso pubblico, talmente formidabile da essere sospetta. E infatti negli anni scorsi cosa è successo? È successo che
Greta Thunberg, per fare ovviamente il primo nome che mi viene in mente, si è tentato di farla diventare un'opera di pop art vivente. Cosa però è successo negli ultimi mesi? Secondo me succede che i nodi vengono al pettine. Ora, al di là di bla bla di qualche settimana fa, no, di Greta, però il tema vero è che mi sembra che tutta una serie di contraddizioni cominciano a venire al pettine, quindi anche la grande stampa, anche la grande politica che fa le carezze, tira le pacche sulle spalle, oh che bello i giovani si mobilitano, sono il nostro futuro. No, cominciano a cambiare i toni, cominciano a cambiare i registri, e perché cominciano a cambiare i registri? Perché evidentemente mi pare che ci siano dei processi di maturazione di questi movimenti che ci portano a quello che dicevate voi. Un movimento maturo è un movimento dove si legittimano più pratiche di azione e ci si riconosce, come dire, in un remare insieme verso degli obiettivi che possono essere più o meno ambiziosi. Quindi da questo punto di vista per me sono tutte buone notizie questo. Il risvolto della medaglia è che sarà più difficile darsi da fare su questi temi nei prossimi mesi, perché sarà, come dire, meno facile andare sulle prime pagine dei giornali, sarà meno facile essere ascoltati in maniera adesiva, eccetera, eccetera. Però, chiudo su questo, su una suggestione. Vi siete un po' interrogati su Torino, no? A livello locale, come ci si coordina, come ci si parla, eccetera, eccetera. Beh, perché non pensare a valutare se ci sono le condizioni per territorializzare quel tipo di lavoro, quel tipo di uso del diritto che è stato fatto con la campagna Giudizio Universale e che è stato fatto in tutta Europa e nel mondo. La dico con una battuta. Roberto aveva fatto un esposto alla magistratura penale, se non sbaglio, giusto? Perché effettivamente a quel tempo, come dire, la diffusione degli strumenti di diritto civile, cioè le cause di responsabilità verso governi o multinazionali, erano meno frequenti, meno, come dire, in giro. Ma perché non si può pensare che a un certo punto c'è una coalizione di associazioni, movimenti, collettivi che porta davanti a un giudice civile, davanti al Tribunale di Torino, la città di Torino, dopo aver diffidato la città di Torino a fare tutto quanto è necessario per fare quello che noi diciamo? Questa è veramente una suggestione, però potrebbe essere una cosa operativa su cui trovi delle energie, le aggreghi, le puoi spendere queste energie. E questo volendo si può fare. D'altra parte, come dire, non vedo, qualche mese fa è andato sulle prime pagine dei giornali il fatto che il Comune di Torino è stato condannato per la mala movida a San Salvario, cioè francamente mi sembra, senza nulla togliere alle esigenze dei residenti di San Salvario, però mi sembra sia un po' più importante provare a lottare anche con gli strumenti del diritto, diciamo, oltre che con le pratiche di movimento sociali, eccetera, eccetera, per la qualità dell'aria e quindi l'abitabilità in senso lato della città e del territorio. Bella domanda comunque. È una suggestione, voglio sapere cosa ne pensa. Sì, ecco, benissimo. Parola a Roberto. No, grazie. No, ovviamente non voglio rispondere, era solo una battuta. Però effettivamente voglio dire due cose, una sulla suggestione di Rocco, effettivamente, perché il tema della legalità legata alle questioni ambientali è un tema che viene spesso trascurato, però effettivamente noi ci siamo, nella rassegnazione di parlava Cesare, c'è la rassegnazione a vivere nell'illegalità. Cioè per noi è normale, come dire, che l'Italia venga condannata costantemente a pagare o a non ricevere, diciamo, miliardi di euro di sanzioni perché semplicemente non rispettiamo le direttive europee. L'esposto che appunto io ho promosso con un gruppo di amici che poi ha dato vita al Comitato di Mosfira, in realtà
si presta a tutta una serie di, come dire, ulteriori approfondimenti. Il danno erariale, ad esempio, per la mancata decisione di affrontare il tema della qualità dell'aria. Se l'Italia sarà costretta a pagare 2 miliardi e mezzo di sanzioni, e questo è un danno all'erario ed è un danno legato alle mancate decisioni che si possono individuare, cioè si può individuare nell'approvazione del piano regionale sulla qualità dell'aria la mancata adozione di soluzioni che avrebbero potuto evitare quel problema. Quindi effettivamente il tema del ripristino della legalità sulle questioni ambientali è un tema reale, è un tema che ha delle conseguenze sul diritto, diciamo, civile, penale, amministrativo e sugli aspetti anche, come dire, finanziari poi della tenuta, se vogliamo, del bilancio dello Stato. Questa è una prima cosa che voglio dire. Quindi in realtà noi qualche colpo in canna ce l'abbiamo ancora come comitato. Adesso daremo una luna di miele all'amministrazione comunale di 100 giorni, come si fa negli Stati Uniti, e poi vedremo che cosa succede. La seconda cosa che volevo dire era questa. Io su queste cose lavoro, faccio questo, cioè mi occupo anche di questioni legate poi alla traduzione delle politiche sui cambiamenti climatici e politiche ambientali in decisioni, in progetti, in cose che si fanno. Vi do una lettura di quello che vedo in questo momento dall'osservatorio di chi ci lavora. Allora, primo, è vero, ci sono alcuni nodi che stanno venendo al pettine. Sono dei nodi strategici sull'orientamento dell'Italia, ad esempio, rispetto a determinate tecnologie, a determinate soluzioni. C'è un grosso elefante nella stanza che è l'idrogeno, ad esempio. Su cui l'Italia, ho letto questa mattina il piano del Ministero dell'Università per i grandi centri di ricerca e gli ecosistemi della ricerca e di trasferimento tecnologico in Italia, uno di questi è insistentemente sull'idrogeno, che, come dire, anche, soprattutto nelle sue applicazioni su automotive è praticamente morto, cioè 6 società automobilistiche globali sostanzialmente l'hanno abbandonato dal loro portfolio oggi, ma l'Italia continua a fare quelle scelte. C'è un altro tema importante che è quello dello stoccaggio geologico e del riutilizzo della CO2, che anche lì è una cosa che su cui ci sono un sacco di dubbi, ma su cui l'Italia pervicacemente insiste. Allora, se facciamo un passo indietro rispetto a queste cose qua, dobbiamo renderci conto anche, diciamo, di qual è la struttura del capitalismo italiano, la struttura dell'economia italiana. Voi prendete le prime 20 società italiane per fatturato, almeno 10 di queste sono direttamente o indirettamente connesse al petrolio e al gas e al trading di energia. Per cui, come dire, oggi come oggi, dentro organizzazioni come la Confindustria, oppure oggi come oggi, chi fa lobbismo a livello nazionale e ha i soldi per questa cosa qua è in Italia fortemente legato al petrolio. E siccome industria petrolifera e industria energetica in generale soffrono più di tantissime altre di quella sindrome che è l'inerzia degli asset, cioè hanno un sacco di soldi fuori messi in tubi, pozzi, pompe, impianti, navi, terminali, eccetera, quella lì è quella che stiamo cercando di combattere oggi. È una battaglia sul piano economico e della struttura economica del paese, ciclopica, perché noi stiamo parlando di smontare il principale pagatore di tasse del paese. Noi stiamo cercando di smontare un sistema di tassazione che si basa sulle accise della benzina. Quando succedeva un fatto importante, tipo l'alluvione di Firenze, i soldi per pagare i danni all'alluvione di Firenze sono venuti con un aumento dell'accisa della benzina, che stiamo ancora pagando adesso, tra l'altro. Okay? Quindi, voglio dire, dico tutto questo per dire appunto che la battaglia che si sta facendo è una battaglia di smantellamento di un, diciamo così, della componente più importante, più rilevante e più organizzata
del capitalismo e del sistema economico italiano oggi. Quindi questo dovrebbe darci un po', diciamo, anche il senso della dimensione della battaglia che stiamo combattendo, più in Italia che in altri paesi, vuol dire, in questo momento. E ultimo, poi mi taccio, perché se non parlo troppo, però l'influenza che questo ha sul sistema della comunicazione, anche quella è un'altra cosa che bisogna prendere in considerazione, che è estremamente pericolosa. Cioè, Green and Blue, o il supporto sul di Republic del gruppo GEDI, o il supplemento sul clima del Corriere della Sera, stanno in piedi perché l'ENI caccia dei soldi, li mette sul tavolo e dice: pubblicate non proprio quello che volete, diciamo, insomma, però poi c'è il login dell'ENI. La pagina verde del Corriere della Sera nella giornata dell'ambiente c'ha i loghi dell'ENI. L'ENI sta finanziando alcuni degli esperimenti di produzione di energia rinnovabile più importanti di questo paese, qui, in questa città, tra l'altro, non posso dire di più. Per cui siamo di fronte appunto a vorrei che ci rendessimo conto che quello di cui stiamo parlando non è mettere due vasi alle finestre, ma è cambiare la natura più profonda del sistema economico e del sistema capitalistico italiano, che ormai è, nelle sue espressioni più importanti, un capitalismo di Stato. Ok? Cioè tutte le più grosse imprese di questo paese hanno il governo come azionista di riferimento. Si chiamano Saipem, si chiamano Eni, si chiamano Enel, si chiamano Fincantieri, si chiamano Ferrovie dello Stato, si chiamano Terna, questi sono quelli che fanno, come dire, l'economia di questo paese. E questo, secondo me, pone delle questioni politiche, delle questioni anche di comportamento, di capacità di posizionamento non indifferenti, anche diverse da quelle di altri paesi. Quindi, rispetto alle esperienze di attivismo e di mobilitazione in altri paesi, secondo me, non so come, ma bisogna ragionare anche un po' in termini diversi. Scusate se vi ho ammorbati con troppe informazioni. Perché l'idrogeno? Come? Eliciterei perché l'idrogeno, perché magari non è chiaro. Perché l'idrogeno? Perché l'idrogeno, ci sono almeno 7-8 definizioni diverse di idrogeno. Cioè l'idrogeno si può produrre in tanti modi. Il famoso green hydrogen, che viene prodotto per elettrolisi dall'elettricità che si fa con il solare, con l'eolico, con il geotermico, come volete, e quello, diciamo, sta in piedi in un certo modo, ma sta in piedi a condizioni molto particolari. Cioè l'idrogeno non è una fonte di energia, l'idrogeno è un vettore di energia. Non si tira fuori l'idrogeno da. Lo si fa perché è un modo per concentrare l'energia e utilizzarla, ma è un casino, tra l'altro, gestire l'idrogeno è la molecola più piccola che esiste, scappa da tutte le parti, già solo tenerlo in un posto è un casino. Quindi quando si parla di idrogeno e non si fa attenzione alla fonte di produzione di idrogeno, si rischia di fare un vero casino, perché l'idrogeno si può tirare fuori nelle raffinerie. Le raffinerie esistenti oggi le si riconverte un po', tutte le raffinerie hanno già un impianto di produzione di idrogeno. Le si riconverte e si fa idrogeno a partire dal gas. Peccato che poi ti rimanga la CO2 che sei obbligato a stoccare sottoterra, oppure a trovare un modo di trasformarlo. L'idrogeno si può fare anche dal carbone. Non è impossibile, si può fare, quindi ci sono idrogeni, l'idrogeno passa dal verde al nero, no? Con tutta una serie di gradazioni, c'è il pink hydrogen, c'è il purple hydrogen, ce ne sono di vario genere. Bisogna stare attenti quando si parla di idrogeno, perché non è tra l'altro il sistema più efficiente per gestire le cose. Anche come stoccaggio di energia, concentrazione di energia, ci sono delle altre cose che si possono fare. Quindi, dall'aria compressa, materiali a cambiamento di fase, però non voglio entrare in questioni troppo tecniche. Grazie. Grazie mille Roberto, ci dedicheremo una delle prossime puntate e ovviamente ti inviteremo. No, io direi che c'è un'ultima domanda, cioè ecco, puoi venire. No, io sono una domanda breve. Io intanto vi ringrazio perché mi sembra che si siano messe insieme una serie di tessere per costruire un mosaico più completo. Uno l'avete detto voi, cioè il fatto che
diversi tipi di azione però potrebbero in qualche modo unificarsi in un progetto più generale. Questo credo che sia molto importante, l'unità su programmi ovviamente, non così di per sé, delle diverse iniziative che si fanno, secondo me è molto importante e può far fare un salto in avanti. Un'altra tessera molto importante dall'ultimo intervento, cioè, adesso non so usare altre parole, forse perché sono vecchio, c'è un nemico però da individuare, chiamatelo avversario, antagonista, non so se ci sono forme meno violente, diciamo, sul quale concordo, che se si può evitare meglio. Però c'è un nemico da individuare e che va esplicitato, perché diciamo questo ruolo importante di settori capitalistici più significativi nel nostro paese rispetto all'ambiente, tutto quello, secondo me va evidenziato di più, perché altrimenti il discorso rischia di essere, permettetemi, un po' troppo ideologico. C'è un'ultima tessera sulla quale io non so dare consigli, neanche sulle altre ovviamente, ed è però, bisognerebbe fare delle esperienze più concrete, perché se si vuole dare una dimensione di massa a questo movimento, cioè che non sia solo, adesso devo dire percentuali, non so se il 3% è sufficiente oppure no, però potrebbe essere sufficiente, però bisogna che parli anche a una popolazione più ampia che non ha questi strumenti culturali. Per esempio, in questo quartiere questi strumenti culturali probabilmente non sono così diffusi, che non è solo una fascia giovanile che non si ferma di fronte ai vostri nomi stranieri. Non so se ci avete mai pensato, ma questi termini che usate, che sono importanti dal punto di vista internazionale, però poi nel rapporto con la gente qualunque sono degli ostacoli, perché non si capisce cosa vogliono dire. Ecco, però un ultimo tassello importantissimo sarebbe: ci sono delle esperienze concrete da proporre alla gente qualunque, al di là delle proteste, delle denunce, del discorso politico più generale, che questo tipo di capitalismo comunque ci porta in questa direzione, perché sarebbe la tessera, secondo me, decisiva per uscire da una logica un po' minoritaria. Grazie. Grazie. Grazie mille. Qualcuno vuole Vabbè, allora comincio brevissimamente sulla questione 3%, 3.5%. Intanto, Giorgio, complimenti per la preparazione rispetto alla teoria della disobbedienza civile non violenta. E cioè, giusto un chiarimento, quel 3% o quello che è inteso come partecipazione attiva alla protesta, che non può essere slegato da una polarizzazione della maggior parte della popolazione, poi, perché cioè, non sarebbe fattibile altrimenti. E infatti, cioè, il tema del andare a contaminare la città in ogni quartiere, eccetera, è qualcosa di cui cerchiamo di affrontare attraverso anche non lo so, volantinaggio, azioni dislocate, attacchinaggio con i manifesti per provare a portare questi temi. E sulle proposte concrete alla popolazione, in realtà mi volevo agganciare per parlare un attimo meglio della questione delle assemblee cittadine, che sono l'unica proposta concreta che Extinction Rebellion propone alla cittadinanza, quindi delle assemblee che si basano sulla democrazia partecipativa, e quindi non quella non del semplice voto, per portare delle proposte concrete, per sviscerare i temi legati in particolare alla crisi climatica ed ecologica, e per agganciarci alla questione rete tra movimenti. Noi come Extinction Rebellion partecipiamo al comitato politici, comitato sì, vabbè, all'organizzazione, al comitato, non ricordo cosa sia esattamente, Politici per Caso, e di cui forse avete sentito parlare, che è proprio una delle figure più di spicco, è Marco Cappato di questa iniziativa, che ha proprio il fine di portare la proposta di legge per istituire delle assemblee di cittadine e cittadini
a livello nazionale che abbiano il ruolo consultivo su, rispetto alla, alla crisi climatica ed ecologica, alla transizione ecologica in, in primo luogo. E quindi niente, ce ne approfitto anche per dirvi che è partita la, la raccolta firme per portare avanti questo, questo progetto, e che appunto noi cioè, nel movimento Extinction Rebellion, le assemblee dei cittadini ci sono viste come l'unico modo per avere questo cambiamento di rottura abbastanza radicale nel, e quindi di superare l'avversario, il nemico, chiamiamolo come vogliamo, perché se sono stati seguiti determinati interessi fino ad ora, cosa mi dice che domani non verranno più seguiti e allora ci riprendiamo il potere. Grazie mille. Io, se non ci sono ulteriori interventi, chiuderei qua, ringraziando ovviamente tutti i nostri ospiti. E do appuntamento, il festival comunque continua, e continua con una passeggiata nel, alla scoperta del, del quartiere di Baliera, diverse realtà, che diversi soggetti che sono attivi sul territorio, alle 15, e poi la piazza Limonda, le giardini Limonda, e poi avremo invece ulteriori due dibattiti oggi, sul mutualismo e intersezionalità alle 17 e sul lavoro, in particolare il salario minimo, alle 19. E poi ci sarà uno spettacolo di stand up comedy, stasera con il mitico Antonio Piazza, La vivo male, sulla, sul tema della depressione. E, niente, un saluto a tutti, un ringraziamento ancora e ci vediamo su, sempre su questi canali. Grazie. Grazie. Grazie.